Salve a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Se state vedendo questo video, molto probabilmente perché sarà arrivata l'ufficialità che vi sto per dire, che probabilmente avrete già detto dal titolo. Fabio Pisacane è un nuovo giocatore del Lecce. Allora, ragazzi, io questo video tra l'altro lo sto registrando di sabato, non so se lo vedrete oggi, però proprio ieri sera, mentre stavo guardando Sky Calciomercato, Calciomercato originale, adesso non mi ricordo bene il titolo, Gianluca Di Marzio ha comunque, come dire, sfornato questa notizia, che se ne parlava già da tanto tempo, questa trattativa che poteva comunque finire molto prima. Si era un po', diciamo, raffreddata questa pista perché a quanto pare la società o comunque anche di Francesco stavano valutando se tenere Pisacane almeno fino a giugno. Alla fine è stata comunque mantenuta questa promessa di cederlo a gennaio. E allora, la formula penso che sia comunque ovviamente titolo definitivo. Da quel che so, firmerà un contratto di 1 anno e mezzo a Lecce. In questo momento di soldi se ne parla veramente poco. Comunque penso che sia una cifra abbastanza simbolica. Non penso sia ovviamente una grande cifra quella con cui è stato ceduto Fabio Pisacane. Ma che dire, raga. Io, allora, sinceramente era una trattativa che ci si poteva aspettare. Quest'anno il nostro difensore ex Avellino è napoletano, ha giocato veramente poco, ha giocato, mi sembra, 4 partite in campionato e soltanto 2 in Coppa Italia, quindi in totale 6 partite, in cui molte tra l'altro non ha giocato neanche dal primo minuto, molte è stato magari messo a partita in corso, quindi ha giocato poco, ha giocato molto poco. Questo perché comunque Di Francesco gli ha preferito sempre, a parte Godin, che sarebbe stato un titolare a prescindere, gli ha preferito molto di più Valokiewicz, gli ha preferito Cepitelli, gli ha preferito Klavan, gli ha preferito anche lo stesso Carboni. Quindi Pisacane è finito dietro le gerarchie di tutti, è finito praticamente a fare il sesto centrale. E alla fine è giusto anche per lui, è giusto per la sua carriera che vada a giocare, che vada comunque a finire la sua carriera, anche perché ormai, finire no, magari, perché io mi auguro che possa continuare, però ormai 35 anni, insomma, l'età si fa sentire e magari anche questo come dire, è stata una decisione della società, quello magari di iniziare a svecchiare, a fare un processo di svecchiamento della rosa. Pisacane, che ricordiamolo, arriva a Cagliari nel 2015, la stagione, diciamo, di Serie B del Cagliari. Pisacane arriva dall'Avellino, tra l'altro insieme al suo mister Massimo Rastelli, grande suo estimatore, e da lì inizia un'avventura che terminerà purtroppo nel 2021. Sarebbe stato il suo sesto anno qua a Cagliari, un'avventura che è iniziata così, un giocatore, come dire, abbastanza, si può dire, arrivato magari, che ne so, per rattoppare, sai. Il Cagliari aveva ceduto molto dal 2014 al 2015, cioè dal 2015 al 2016, scusate. Nel mercato estivo del 2015 comunque aveva ceduto tanti giocatori, tanti difensori, è andato via Rossettini, per esempio. Sono andati via comunque diversi giocatori, era stato preso Pisacane, era stato preso, se non sbaglio, Krajnc, poi dal Cesena, quindi e quindi era il classico rattoppo di Serie B, magari dici. È un buon centrale, può essere magari un buon centrale per la Serie B, ma in Serie A non lo si sa. Pisacane però si guadagna anche la Serie A. Pisacane si guadagna la Serie A e ricordiamolo, ragazzi, lui non aveva mai giocato in Serie A. Ha passato la sua carriera in diverse piazze, di Serie C, Serie B, appunto la più grande, sembra la sua più grande avventura, probabilmente è stata proprio l'Avellino, ad alti livelli in Serie B. Poi vabbè, ha giocato, mi sembra, anche in altre squadre, ha giocato nell'Ancona, è cresciuto comunque nel vivaio del Genoa, e proprio quando stava nelle giovanili del Genoa aveva ricevuto quella brutta notizia, aveva subito quella brutta malattia che l'ha tenuto fuori per molto tempo e l'ha quasi condizionato. I dottori gli dicevano che non sarebbe mai più tornato a giocare, lui però, ragazzi, è una persona fantastica, un ragazzo d'oro secondo me, di una grandissima personalità, di una grandissima forza di volontà. Lui è riuscito a superare quella malattia. Adesso non mi ricordo bene il nome, scusatemi, ma era comunque una malattia molto molto pesante,
che comunque lo ha condizionato molto. E lui comunque è riuscito a incoronare il suo sogno, ovvero quello di giocare in Serie A. Il suo debutto in Cagliari-Atalanta 3-0, io non me lo ricorderò, non me lo scorderò facilmente, penso, la doppietta di Borriello, il gol di Sau. Tra l'altro in quella partita Pizzecane causò pure un calcio di rigore che sbagliò Alberto Paloschi, la parata di Rafael. Quella partita, non so, mi è rimasta qua proprio nel cervello, però mi è rimasta soprattutto qua. La partita mi è rimasta qui, nel cervello, qua invece mi è rimasta l'intervista nel post partita. L'intervista che io mi sono rivisto tra l'altro da poco, intervista fatta da Vittorio Sanna proprio a Fabio Pisacane, emozioni forti ragazzi, emozioni molto forti. Poi comunque c'è da dire che lui si è trovato bene con qualsiasi allenatore si sia messo a disposizione del Cagliari. Ricordiamolo, è arrivato Lopez e lui si è comunque messo a disposizione, giocato difensore centrale tranquillamente nella difesa 3. È arrivato Maran, si è messo difensore centrale anche lì e si è messo a disposizione. Ha giocato sempre titolare, ricordiamolo. È arrivato appunto Di Francesco, anche con Zeng ha giocato sempre comunque. È stato sempre messo, non sempre, perché comunque anche Zeng lo faceva ruotare diversi centrali, ma anche lui comunque è sempre stato preso in considerazione per fare il titolare. Quindi ha sempre giocato, si è sempre messo a disposizione, si è sempre comunque. Ha sempre messo davanti la squadra. Che è il singolo, ha accettato diverse panchine, sia chiaro. Lui comunque è sempre stato un ragazzo, secondo me, molto umile. E quindi purtroppo, però, è arrivata questa stagione che non l'ha visto più protagonista. Ed è stato, a mio vedere, giusto da parte della società e da parte anche sua. È stato, diciamo, un accordo, secondo me, ben voluto. Non è stato cacciato, non ho iniziato a dire così perché non è vero. Secondo me. Lui avrebbe voluto continuare, ma si è raggiunto un accordo, diciamo, reciproco. Diciamo che il Cagliari non si faceva più niente di Pisacane e Pisacane non si faceva più niente del Cagliari, secondo me. Quindi si trasferisce a Lecce, si trasferisce in una piazza comunque importante, calda di Serie B, che potrebbe volendo anche risalire in Serie A. Adesso non mi ricordo bene il Lecce dove si trova in classifica, ma per il Lecce comunque secondo me è un buon rinforzo in difesa, perché secondo me Pisacane in Serie B in questo momento soprattutto è quasi un top player, ve lo dico chiaramente, e quindi è questo. C'è da dire che volevo dire un'altra cosa, ma mi sono dimenticato in questo momento. Sì, volevo semplicemente dirvi che comunque, ricordiamolo, in questo momento il Cagliari in rosa c'ha 6 centrali, ci avrebbe 6 centrali comunque, adesso con Pisacane sono rimasti 5. Godin, Cepitelli, Valuchievic, Carboni e Clavan. Quindi c'è da dire che comunque gli ultimi due sono in questo momento fuori. Uno perché è positivo al Covid e Carboni, l'altro si è appena ripreso proprio dal Covid. Clavan sta svolgendo in questo momento dei lavori di riatletizzazione, starà fuori ancora per qualche magari settimana, però poi potrebbe tornare tranquillamente. Carboni non si sa ancora quando potrebbe tornare. Comunque, in questo momento in rosa centrali ce li abbiamo. Si potrebbe comunque, potrebbe arrivare comunque il sostituto, a mio vedere, più naturale del solito. Sto parlando di Calabresi. Calabresi che vedrebbe comunque, secondo me, un buon rinforzo per il Cagliari. Secondo me sarebbe un ottimo rinforzo, questo perché? Perché Calabresi è il sostituto perfetto di Pisacane. Sa fare il difensore centrale e il terzino destro, cosa che sapeva fare tranquillamente Pisacane. La formula con cui si sta trattando Calabresi è uno scambio secco con Faragò. Faragò che andrebbe comunque ad essere scambiato, quindi Faragò al Bologna, Calabresi al Cagliari, prestito senza conguaglio in questo momento, non se ne sta parlando di conguaglio, quindi prestito, cioè scambio secco, senza conguagli, e Faragò che andrebbe comunque a essere ceduto dopo, si può dire anche lui è arrivato se non sbaglio nella stagione del 2000. 17, Cagliari mi sembra dal 2017 lui, e comunque si è messo sempre anche lui a disposizione, ha cambiato diversi ruoli, si è comunque anche lui adattato bene, però è arrivato il momento secondo me di cederlo anche lui, forse non piace neanche troppo a Di Francesco, ricordiamolo comunque, andrebbe a essere ceduto un giocatore che in squadra può ricoprire il ruolo di terzino destro in maniera abbastanza, si può dire,
rattoppando un po' quella posizione, oppure può giocare tranquillamente come esterno nel 4-2-3-1, appunto, insieme in linea con il Joao Pedro e tutti gli altri, insomma. Certo è che secondo me è una cessione che si può fare tranquillamente. Questo perché se tu ti vieni a prendere i Calabresi, c'è il sostituto a destra di Zappa, un sostituto comunque diverso da Zappa, quindi che magari non spinge ma tende a difendere un po' di più, e comunque è anche un centrale jolly. E per quanto riguarda poi l'esterno, hai sempre magari i soliti Nandez, Unas, Gaston Pereiro che puoi mettere, e in più c'hai anche Zappa volendo, che può adattarsi in quel ruolo un po' più alto, e mettendo Calabresi come terzino destro, in modo da avere un po' più di copertura in caso. Quindi secondo me questa è una grande operazione di mercato da parte del Cagliari, e quindi semplicemente questo. Ovviamente questo sono tutti gli approfondimenti che vi ho detto, questo video ovviamente parlerà al 100%, penso che nel titolo metterò soltanto Pisacane, ma questa, in caso si dovesse concretizzare, diciamo che andrò a fare un video a parte per quanto riguarda lo scambio Farragò Calabresi e magari vi dirò altro. Quindi, secondo me, queste sono trattative giuste. Come diceva, adesso io da poco ho studiato Machiavelli a scuola, e si diceva che, appunto, Machiavelli diceva che le scelte di uno Stato potevano essere moralmente sbagliate e politicamente giuste, e viceversa. E secondo me la scelta di cedere Pisacane è una scelta politicamente giusta, perché comunque ti vai a svecchiare la rosa, ti vai comunque a cedere un centrale, vai comunque a togliere un po' di esuberi, se vogliamo chiamarlo esubero, Pisacane, in rosa. Però moralmente è un po' sbagliato, secondo me, perché comunque vai a togliere quel giocatore magari che anche nello spogliatoio faceva il suo, quel giocatore che magari poteva in qualche modo far capire cos'era la maglia del Cagliari. Ok, che non è sardo Pisacane, Pisacane è napoletano, ma è comunque qua da tanto tempo, e secondo me ha capito tanto dei sardi, ha capito tanto della Sardegna. Quindi questo, secondo me, volevo fare un po' come dire, questo paragone. E niente, con questa vi saluto, mi raccomando, forza, Castedu sempre, ci vediamo probabilmente lunedì o domani con il pre-partita di Cagliari Milan, adesso da vedere se lo faccio. Vi saluto, forza, Castedu sempre, e ciao ciao.